Si scrive Milan-Bologna, si legge Luna Park, una giostra di emozioni. Le luci artificiali si accendono, le accendono i cellulari al 16° numero di maglia di Mike Maignan. Partita fermata, giochi di luce da tutte le tribune, luci artificiali a omaggiare Mike Maignan dopo i bu razzisti in terra friulana ricevuti dal portiere ex Lille. Ma la luce naturale la accende il Bologna con il gol di Zigze, ottava meraviglia per l'olandese. Insomma, ha segnato qui questa sera contro il Milan, ha fatto segnare in Coppa Italia contro l'Inter, ha segnato contro l'Inter, un olandese che evidentemente in un campo dove certi olandesi hanno giocato, hanno fatto la storia, si trova bene. Il Milan che poi ha un rigore abbastanza generoso concesso dall'arbitro Massa per una trattenuta di Ferguson su Kier, però dal dischetto Giroud si fa ipnotizzare da Skorupski, Giroud che sbaglia un rigore, una novità. Il Milan però che pareggia i contri con Loftus-Cheek, bravo a inserirsi e a freddare Skorupski, secondo gol consecutivo per il centrocampista inglese. Nel secondo tempo tanti altri episodi, ritmo forsennato, il Milan che coglie una traversa con Reinders, il Milan che ha il dominio del gioco è costantemente nella metà campo del Bologna, però il Bologna è attento, il Bologna rintuzza bene, il Bologna ha una difesa solida, il Bologna fa una cosa che poche squadre hanno fatto qui, non dà mai la palla dietro a Skorupski, ma va avanti, costruisce con Calafiori, con Beukema, due difensori ben assortiti, Calafiori farà strada a grandi prospettive di crescita. Così il Milan trova un altro rigore perché Leao fa una delle cose che gli riesce meglio, lo strappo, va via, palla al piede, Beukema lo ferma, però dal dischetto non è serata per il Milan. Teo Hernandez coglie il palo, non coglie né palo né traversa, ma fa gol ancora lui, Loftus-Cheek, al terzo sigillo consecutivo, il quarto in questo campionato, il secondo a San Siro dopo le due fuori contro l'Udinese e contro l'Empoli. 2-1, sembra fatta per il Milan, ma il Bologna è tosto, ha una cervice davvero davvero solida e riesce con la forza della disperazione e con la forza del suo gioco a trovare il 2-2, rigore per una trattenuta di Terracciano su Christensen, rigore poi fatto vedere a Massa dal VAR e che Orsolini trasforma. Un 2-2 pirotecnico, Bologna che muove la classifica, non faceva punti da due gare fa contro il Genova.